Eccoci amici, siamo sempre in diretta nel vostro salottino di chiacchiere e caffè, oggi guarnito di questi bellissimi fiori che mi ha portato il cardiologo trivellato, quindi li ho lasciati anche per voi. Vi presento subito i nostri nuovi ospiti, qui alla mia destra Pierino Martinelli, direttore della Fondazione Fontana Onlus, e Buongiorno. Luca Ramigni, buongiorno a tutti e due, Buongiorno. fisioterapista, ma soprattutto molto coinvolto nel bellissimo progetto di cui parliamo oggi. Il titolo, lo dico subito, Simona Azzori che danzerà al Teatro Verdi di Padova in favore del St. Martin in Kenya. Adesso questo è il titolino, vediamo di approfondire l'argomento perché la notizia, e sono molto felice di avere anche tra poco Simona Azzori in collegamento telefonico, è che questa grandissima ballerina di origine sarda, tra l'altro, Sì, giusto? Quindi anche io mi chiamo Schirru, bravissimo. quindi provo una simpatia immediata, e nota insomma per riuscire a danzare, a dipingere veramente con grande talento, senza le braccia, sarà al Teatro Verdi martedì 31 maggio alle ore 20:45. Molto impegnata per il Kenya, come lo siete voi, ognuno nel proprio ruolo. Quindi chiedo subito al presidente della Fondazione Fontana, Pierino Martinelli, giusto, di farci una prima descrizione introduttiva della fondazione che ha sede a Padova, una sede a Padova, Verona in Trentino, Certo. se non ricordo male, e quindi di spiegare la sinergia con Simona Azzori e tutto quello che riguarda il progetto in favore del St. Martin in Kenya. Beh, innanzitutto il presidente, non sono io, ma è Don Gabriele Pepinato che è in Kenya, io sono il direttore, Direttore. e questo spiega anche già fin dall'inizio come mai questo impegno così forte di Fondazione Fontana, con questo territorio. Fondazione Fontana si occupa di diverse cose. Educazione sul territorio di Padova con il progetto World Social Agenda, informazione con un portale internet che si chiama Unimondo e quello di cui parliamo oggi, cioè la cooperazione internazionale con diversi territori, la Bosnia, l'Ecuador, il Kenya in Terre particolare. splendide e purtroppo povere ancora per molti aspetti. Di Povere di mezzi, ma mezzi, molto sì. ricche di umanità e Certo. di risorse umane. Ed è questo uno dei motivi che ci ha spinto a espandere sempre di più la nostra collaborazione con il St. Martin. Il St. Martin è una struttura che nasce più o meno come la Fontana circa 12 anni fa e che fin dall'inizio pone al centro la comunità, perché è una caratteristica peculiare dell'approccio, del St. Martin e della Fondazione Fontana. Quindi di fare le cose solamente se la comunità prende carico i propri problemi e trova al suo interno, prima di tutto, le risorse, poche o tante che siano, per affrontare questo problema e dare una prima risposta. Il Quindi motto del St. creando Martin, strumenti proprio in loco, non è un puro assistenzialismo, ovvero un modo di creare autonomia. non fornendo quasi mai strutture, se non minimamente strumentali ai programmi, ma fornendo sensibilizzazione e in qualche modo camminando insieme, costruzione di capacità di affrontare insieme dei problemi come la disabilità, l'AIDS, i ragazzi di Certo, le strada e altre cose. violenze subite, ho visto davvero lo spettro di intervento è molto ampio, è sempre di grande impronta sociale. Leggo qui che il St. Martin, CSA, sta per Apostolato Sociale Cattolico, vero? Un'organizzazione religiosa di base attiva in Kenya, precisamente nella zona rurale intorno a Nyahururu, ho detto giusto? Nyahururu, 200 km a nord di Nairobi, pari per estensione a metà del Veneto. Quindi ci sono, vedo, 1200 volontari attivi sul territorio. Sì, questa è la caratteristica dominante, 1200 volontari locali. È una cittadella davvero. Una cittadella, solo che questi volontari sono sparsi in un territorio che, come dicevi bene, è grande quasi come poco meno del Veneto. Molto E esteso, insomma. molto esteso, molto esteso. E una, come diceva appunto Pierino prima, si basa sulla comunità. Infatti si dice, diciamo giù al St. Martin, che nessuno è così povero da non poter dare qualcosa e nessuno è così ricco da non poter ricevere qualcosa. Certo. Quindi tutti si compartecipa a far fronte a quelli che sono i bisogni che sono all'interno delle proprie C'è proprio il comunità. senso di condivisione, di Certo, solidarietà certo, comunitaria. certo. Ecco Luca, io ti ho definito in sovraimpressione fisioterapista, perché so che sei anche Sì. fisioterapista, però qui sei in veste soprattutto di persona che ha vissuto anche 5 anni in Kenya e Sì. che ha aderito fortemente al progetto.
vero? In favore del St. Martin. Com'è la tua esperienza? Cioè, ancora vai in Kenya? Come sono stati questi 5 anni in questa terra? Io ho avuto la fortuna di passare 5 anni con la mia famiglia, con i miei 3 bimbi e mia moglie in Kenya. E ho avuto anche la fortuna, una volta tornato, che mi fosse data questa possibilità di Fondazione Fontana di continuare a seguire quello che è il progetto del St. Martin. Mi chiedevi se torno ancora in Kenya, fatalità, l'ultima volta sono proprio tornato con Simona Azzori. Ecco, infatti, so che avete vissuto insieme questa esperienza, adesso anche lei ci racconterà qualcosa nel collegamento telefonico. Sì. E quindi con Simona quanto sei stato? Con Simona abbiamo fatto, con Simona, il suo ragazzo e Giusy, che è una ballerina, siamo stati 10 giorni. Giù in Kenya, e Simona ha questo grande dono di comunicare che Dio ti ama così come sei. A lei piace dire che è stata disegnata così. Sì, è un modo bellissimo davvero di descrivere. Tant'è che spesso gli chiedevano giù in Kenya, ma se il Signore, se Dio venisse qui e ti chiedesse cosa vuoi, cosa desideri, e tutti si aspettavano le braccia. Mentre lei ogni volta diceva, non saprei cosa farmene delle braccia. Infatti, leggo qui, Dio, dice Simona, mi ha disegnato come sono, c'è sicuramente un motivo, non riuscirei ad immaginarmi diversa e non saprei cosa farmene delle braccia. Quindi davvero un messaggio di grande positività. Sì. Insomma, lei è così e ha vissuto al meglio, continua a vivere al meglio delle sue possibilità. Sì, quello che è... che è forte nel messaggio, e per quello anche è diventata poi ambasciatrice di Fontana e del St. Martin, è che spesso siamo portati a vedere fuori quello che non abbiamo, no? E a lamentarci per quello che non abbiamo, mentre il suo messaggio è fortissimo nel dire guarda quello che hai, tutto il bello che hai, e sii contento. Quindi, è un messaggio importantissimo, veramente molto, molto significativo. Abbiamo anche delle immagini del Kenya, del viaggio anche che avete fatto, quindi chiedo intanto alla regia di mandarlo in onda, possiamo continuare a parlarci sopra. Poi mentre continuiamo la nostra cioccolata proseguiremo anche con il collegamento telefonico con Simona Azzori, che verrà effettuato tra pochissimo. Allora, ecco, vediamo qui per esempio Pierino, qui siamo a Nyahururu, ho visto la tua velocità, Nyahururu. Questa è la cittadina di Nyahururu e questo video documenta alcune fasi della visita di Simona Azzori, in particolare al carcere di Nyahururu. Immaginiamo la realtà del carcere anche qui da noi. Ecco, l'audio di questo video è in presa diretta, quindi si sentono anche i rumori, anche perché rendono più vivo. Ecco, l'esperienza di Simona, forse lo accennerà anche lei più tardi, al carcere, è stata quella tra le tante che più l'ha toccata, perché di fatto si tratta di persone che sono state private per motivi probabilmente in qualche maniera anche validi della loro libertà, e il fatto di poter fornire attraverso la sua danza un momento di libertà a queste persone è stato per Simona e per tutti coloro che hanno partecipato un momento particolarmente forte. Luca c'era e ad un certo punto, quando tutti si sono messi a danzare in barba all'etichetta, alle misure di sicurezza, alle pratiche, ecco, anche lui era in mezzo a tutta questa baraonda di gioia che quindi veniva dal carcere. Quindi hai assistito proprio con i tuoi occhi? No, ah sì, sì, no, non solo con gli occhi, ho partecipato attivamente. Ma non hai ballato, vero Luca? Tu? No. Sì, sì. Ho osato ballare. Si vede anche nel filmato, bisogna stare molto attenti. Allora cercheremo di individuare Luca in versione ballerino. Sì, il momento era sempre con un momento di danza, come vedete qui con Simona e Giusy, e poi c'era un momento in cui Simona dialogava con le persone che incontrava, raccontando la sua esperienza e rispondendo alle domande. È molto comunicativa, vero? Sottolineavate assolutamente prima Simona, cioè emana proprio positività, ottimismo, una grande forza, senza le solite frasi, magari non lo si dice tanto per dire. Questo è un esempio concreto, reale di una persona
che guarda oltre se stessa, cioè lei è ambasciatrice adesso per Fondazione Fontana, certo, per il St. Martin, dipinge, certo, è laureata negli Stati Uniti, sì, ho visto un po' la sua biografia, mm-hmm, appunto in Canada, insomma estremamente attiva e dinamica. E vediamo se riusciamo a creare ora in questo momento un collegamento telefonico con Simona. Chiedo alla regia di farmi sapere quando è in linea. Simona Ciari, mi dicono che è in linea. Allora, Simona? Sì, buongiorno. Buongiorno Simona, ci senti bene? Sì, sì, benissimo. Bene, io ti ringrazio tantissimo, sono felicissima di averti qui in collegamento telefonico. Abbiamo appena visto alcune immagini delle tue danze in Kenya. Allora, Simona, sarai qui a Padova al Teatro Verdi martedì 31 maggio alle 20.45, vero? Esatto. Presenterai lo spettacolo Me. Che spettacolo è questo Me? Questo è un nuovo spettacolo, il mio nuovo spettacolo insieme ad alcuni ragazzi della mia compagnia e ad alcuni danzatori del teatro alla Scala di Milano, ed è uno spettacolo voluto proprio da noi e ideato e coreografato in tutti i sensi proprio da tutti quanti gli interpreti dello spettacolo, proprio perché volevamo dare un senso ancora più vero e più forte delle emozioni che metteremo in scena e che mettiamo in scena con il nostro spettacolo. Diciamo che lo spettacolo racconta la storia di una donna, in questo caso la mia, che si racconta attraverso questi personaggi che rappresentano le sfaccettature del mio carattere, che però sono anche poi le caratteristiche degli interpreti stessi, quindi è un mix, diciamo, di emozioni e di tutto ciò che abbiamo dentro e abbiamo voglia di tirare fuori. Beh, tu sei bravissima, appunto lo dicevamo adesso, a comunicare, a trasmettere le tue emozioni, quindi chi avesse voglia di conoscerti davvero meglio lo invitiamo a venire al Teatro Verdi a vedere questo bellissimo spettacolo Me, che è appunto delle profonde note autobiografiche, vero Simona? Sì, sì, grazie. Io aspetto tutti quanti, io sono molto felice di essere in scena a Padova e poi appunto grazie alla Fondazione Fontana, agli amici della Fondazione Fontana che con cui ormai abbiamo instaurato un rapporto e un legame davvero molto profondo. Ecco, e tu sei un'ambasciatrice, giusto Simona, vero? Un po' della, esatto, Fondazione Fontana. Sì. E come mai, cioè, subito è scoppiata un po' una scintilla per dar vita a questo sodalizio così importante? No, è stato qualcosa che io reputerei sicuramente particolare e speciale, nel senso che dal primo incontro con Luca e con Pierino e con Don Gabriele c'è stato qualcosa che è andato al di là delle parole, e poi loro mi hanno invitato prima di tutto a capire, a rendermi conto qual era la realtà che si viveva in Kenya, al St. Martin, e quindi ho fatto questo viaggio straordinario e davvero meraviglioso che mi ha cambiato la vita, nel senso che mi sono completamente innamorata di quello che loro fanno, di come loro lo fanno e di tutti gli amici del St. Martin. E quindi 31 maggio per me non sarà semplicemente fare questo spettacolo che amo e che adoro, ma avrà un valore ancora più grande, perché sarà un po' per ballare, come ballare per tutti loro. E quindi è qualcosa che, insomma, non vedo l'ora, perché sento entusiasta, emozionata, e lo saremo anche noi, credo tutti quelli che verranno a vederti al Teatro Verdi. Ricordo, Simona, che il ricavato della serata sarà interamente devoluto al St. Martin, appunto in Kenya. Davvero sei una grande ambasciatrice, ti abbiamo visto prima danzare un po' in anteprima nelle immagini in Kenya, e colgo davvero che questo paese ti ha dato e continua a darti delle emozioni molto profonde, quindi penso ci tornerai. Assolutamente, sicuramente, infatti non vediamo l'ora di riorganizzare il prossimo evento in Kenya, perché ormai il Kenya è diventato un po' come un'altra parte di me, quindi non vediamo l'ora di ritornarci e di riunirci a tutti gli amici che sono lì e che sono sempre però nel mio cuore. Bene, abbiamo visto che erano davvero tanti gli amici che ti guardavano danzare così sinuosamente. Io ti ringrazio tantissimo Simona per questo collegamento.
collegamento e davvero invito tutti gli amici che ci stanno seguendo ad andare al Teatro Verdi a Padova il 31 maggio alle 20.45 per ammirare Simona Azzori con i ballerini del corpo di ballo del Teatro alla Scala. Simona, grazie tantissimo, in bocca grazie al lupo per voi. Tutto, spero di poterti grazie. Conoscere di persona. Ti aspetto allo spettacolo, aspetto tutti quanti e un abbraccio e un saluto a tutti e anche a Luca che so che è lì con voi. Ciao Simo. Ciao Simona. Ciao Simona, grazie mille. Ciao. Bene, allora ringraziamo appunto Simona Azzori per questo bel collegamento telefonico, insomma sono stata contenta di riuscire almeno a parlarci, non era potuta venire qui oggi, però conto di vederla il 31 certo. di maggio, poi appunto l'origine sarda me la fa simpatizzare ancora di più. Dimmi, e chissà Luca. Che una volta riusciamo ad organizzare anche in Sardegna, che sai che è una delle pochissime regioni in cui non ha mai ballato. Ma no, incredibile, com'è possibile? Ma lei è di origine sarda, ma non è È di origine sarda, ma i suoi genitori lavoravano già in Lombardia e si sono incontrati in Lombardia senza sapere che tutti e due erano sardi. Ma no, questa è una storia davvero, sì. Spero di averla qui un giorno, mi farò raccontare davvero da lei anche questi retroscena biografici. Cioè. Allora, voglio ricordare, giusto perché ho invitato poco fa tutti gli amici che ci seguono ad andare al Teatro Verdi di Padova il 31 di maggio, che i biglietti sono in vendita dal 9 maggio, certo. giusto, quindi sempre al Teatro Verdi in via del Livello 32 a Padova. Poi leggo ancora gli orari, lunedì dalle 15 alle 18.30, da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. I prezzi dei biglietti, platea euro 22, palchi euro 15, galleria euro 10. Comunque si fa prima a fare un salto al Teatro Verdi a chiedere informazioni per non perdersi questo fantastico spettacolo. Abbiamo ancora delle immagini, vero Pierino e Luca, me ne avete certo. portate altre, quindi chiedo sempre alla regia di proseguire con le immagini del Kenya e davvero questa terra meravigliosa con cui Simona Azzori e tutti voi avete instaurato un legame profondo. Quindi vediamo ancora delle immagini. Sì, dopo non so se c'è tempo, abbiamo portato anche il promo delle, sì, dopo dello lo guarderemo okay. in chiusura appunto dell'intervista, ci vedremo il promo dello spettacolo. Benissimo. Non vedo, eccole qui le mani degli altri. La parola Kenya mi ha attratto, perché è una terra di cui ho sempre ammirato i colori, la natura, ho sempre guardato i libri dove c'erano gli alberi che rappresentavano il Kenya. E io sono arrivata sì, non avendo nessuna aspettativa, proprio zero. E io non mi sono mai chiesta che cosa sarebbe successo. Sapevo che mi sarei messa nelle loro mani. E così è stato. Simone was born with no hands. It seemed at the time that life had dealt her an unfair blow, but she saw things. Ecco, stiamo vedendo il bel video con sempre protagonista Simona Azzori. Luca, stavi dicendo qualcosa? Volevi sottolineare qualcosa? Adesso vedevo che stavi parlando. No, io volevo sottolineare il fatto che questo video è disponibile su YouTube, basta digitare Le mani degli altri e ci fa piacere se lo andate a visitare. E inoltre il sito di Fondazione Fontana, www.fondazionefontana.org, riporta tutte le informazioni che sono state citate adesso da Damiana, peraltro sono i normali orari di prevendita del Verdi, quindi diciamo chi è di Padova li dovrebbe conoscere. Mi premeva anche sottolineare come Fondazione Fontana faccia del lavoro in rete un metodo. Per sua natura, per statuto, non possiamo fare nulla da soli. Quindi c'è proprio una lunga lista di gruppi, associazioni, persone che insieme con noi stanno promuovendo questo percorso. A tante mani è uno di questi, l'ufficio missionario della diocesi, ma molti altri che ci stanno dando. C'è proprio un network, una grande sinergia che fa parte proprio della filosofia della Fondazione Fontana, di questo spirito comunitario in tutti i sensi. Quindi anche qui cerchiamo di tradurre un po' in pratica quegli stimoli che il Kenya attraverso le persone del San Martin ci offre, così come l'Ecuador, così come la Bosnia, nel
costruire insieme dei percorsi, e di solito questa costruzione comune porta anche dei risultati molto buoni. Decisamente. Ricordo che la serata al Teatro Verdi è organizzata da Fondazione Fontana Onlus, impresa solidale, con il contributo del Comune di Padova, il patrocinio della Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo, più la sinergia, stavi ricordando prima, di molti partner, di molti davvero partner impegnati volontari su questo fronte per aiutare in questo caso il Kenya. Allora, il tempo, dico sempre, fugge tiranno, quindi abbiamo finito lo spazio per l'intervista, ma ci vediamo in chiusura, prima di un ultimo ospite che chiuderà appunto la puntata di oggi, il promo del video appunto di Simona Azzori che danza, quindi questa grandissima ballerina. Ci vediamo altre immagini appunto di Simona Azzori, protagonista di Me, lo ricordo, martedì 31 maggio alle 20:45 al Teatro Verdi di Padova. Ringrazio e saluto Pierino Martinelli, direttore della Fondazione Fontana, Luca Ramigni, fisioterapista e soprattutto uno dei promotori anche lui di questo bel progetto per il St. Martin in Kenya. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, allora grazie. Tenetemi aggiornata, amici, ci vediamo. Ti aspettiamo. Il video, certo, andate numerosi al Teatro Verdi, ci vediamo il promo dello spettacolo di Simona Azzori, vi aspetto poi con un ultimo ospite in chiusura di puntata. Mi dipingo la faccia di un rosso vergogna. La menzogna che magistralmente hai saputo celare, mai menzionare. Piango segretamente le mie debolezze. Mio malgrado è umiliato con malevolenza la mia buona fede, la mia buona fede. Yeah. Hey, hey. Hey, yeah. Destino la scelta, decisione che allevia la pena. Mi dipingo la faccia di un rosso vergogna, la menzogna che magistralmente hai saputo celare, mai menzionare. Piango segretamente le mie mio malgrado è umiliato con malevolenza la mia buona fede, la mia buona fede. Sedurre. Riesco ancora a stupirmi, e tanta è l'ingenuità. È incredibile come sia riuscito. Abbiamo visto le bellissime immagini di una danzante Simona Azzori, visto, sì. Forse la conoscevi già. Certo, però. Sì, sì, l'ho conosciuta a Roma, tra l'altro. Grandissima artista, sì. Grande ballerina, grande pittrice, soprattutto grande persona molto positiva. Allora, stavo già cioccolando con la mia ultima ospite della puntata di oggi, ve la presento subito, amici, lei è Isabella Polloni, vicepresidente della cooperativa ASA. Benvenuta Isabella.
Grazie. Allora, tu sei qui per dare una bella notizia che riguarda un po' tutta la città di Padova, ma non solo, perché ovviamente benvengano anche amici certo. delle zone limitrofe del Veneto, di tutto il Nord-Est, il Festival della Cittadinanza, vero tempo di comunità, inaugura oggi, mi dicevi, con un aperitivo e poi apre dal 13 al 15 maggio a Padova. Di cosa si tratta? Vedo qui che arriverà anche Don Luigi Ciotti, Libera Nazionale, insomma grandi sì. personaggi. Sì, sì, grandi cose. Il festival è l'evoluzione di Civitas che si teneva in fiera e niente, chi promuoveva Civitas si è detta ma forse dobbiamo ritornare in città a dire delle cose, a coinvolgere le persone, ripartiamo anche un po' dal basso. In verità, parlando di comunicazione, se le cose non si dicono, non si condividono, non ci Brava. Si guarda negli occhi, e quindi voi avete tra l'altro un ruolo importantissimo, quello sì, se non ci crediamo di, noi, di dire delle cose buone. Venendo qua, ascoltavo la radio, si parlava di giovani e si diceva c'è, è vero, la domanda era a questa, era una neuropsichiatra, è vero che c'è molta indifferenza nei giovani. Lei diceva purtroppo sì, parlava di un problema. Io dico invece abbiamo incontrato, sì è vero, c'è, però abbiamo incontrato tantissimi giovani e credo anche Fondazione Fontana prima l'abbia certo, potuto lo dire. Comunitario lo di spirito cui si di parlava, una comunità che si muove. Ritorna. Allora bisogna dire. No? Che c'è una attenzione estrema ai giovani, al nostro che ritengo anche parte del mio futuro, insomma, per i figli che abbiamo, e c'è moltissimo movimento. Quindi Civitas ha detto torniamo nell'Agorà, no? In questa città che abbiamo bellissima, poi noi siamo fortunati e andiamo a riabitarla proprio, a riabitarla in termini proprio di civis. L'anno scorso, se non ho letto male qui, 3.000 persone hanno dato vita. 30.000. No? 30.000? Allora si erano dimenticati. Sì, 1-0. Tantissimo. Sì, sì. I laboratori, i convegni, e poi però la cosa secondo me interessante è che un festival, che è anche una festa, perché benvenga la festa, come penso anche domenica abbiamo visto, no? Sì, cose serie, ma anche una creano festa. Lo spirito comunitario. Certo, è importantissimo il significato della festa. E abbiamo incontrato anche i distratti, quindi la signora che faceva la spesa o gli acquisti al negozio, e si è incontrato, scontrato con i ragazzi che facevano i tirocini formativi, i laboratori, c'è stato questo movimento. E quindi anche un chiedersi come mai siete qua, un parlarsi. E quindi insomma Civitas è entrata nella città, a ecco, pieno con titolo. Questo Festival della Cittadinanza, Dinanza. Vedo qui che si divide ovviamente sì. in diverse giornate, sì. dal 13, sì. 14 e 15 maggio. Sì, sì. Dico qualche riferimento sì. proprio anche di appuntamenti, vedo che sì. ci sono spettacoli e sì, laboratori. Sì. Allora, si inaugura oggi appunto la terza edizione del Festival della Cittadinanza sì. con lo spettacolo 150. Sì. I comici Marco e Pippo dal sì. palcoscenico del Teatro Verdi sì, di Padova sì. offriranno il loro originale omaggio ai 150 anni sì. dell'Unità d'Italia, vero? Quindi già oggi primo appuntamento. Sì, sì, primo appuntamento di comunità, una comunità che si allarga a tutta l'Italia, quindi un buon compleanno col cuore a questa Italia. Festa che è, dell'Unità d'Italia. Assolutamente, l'abbiamo voluta celebrare proprio perché penso che da lì parte anche il nostro senso di comunità. Di appartenenza. Di appartenenza, certo. Io ho vissuto all'estero, anche un parente, un fratello all'estero. Ha senso essere italiani quando hai vissuto questa lo esperienza senti ancora da fuori. Di più, lo senti ancora di più, capisci che malgrado le fatiche abbiamo delle risorse infinite. Ecco, poi vedo ancora Isabella, la Lectio Magistralis di Don Luigi Ciotti ci porterà nel vivo della manifestazione sì. venerdì 13 maggio nella sì. suggestiva cornice del Palazzo della Ragione, sì. ascolteremo la riflessione del fondatore di Libera Nazionale sul rapporto fra legalità e comunità, quindi un appuntamento importante sì. anche per riflettere sì, vero, sì. su questo legame. Sì, perché ci tengo anche a dire che poi ritornare in piazza, in città, è stata pensata, poi il programma è stato pensato ed è partito da una progettazione condivisa, quindi chi ha voluto ha potuto partecipare, non c'è stato il comitato scientifico che ha deciso grandi linee, eccetera, non per togliere ovviamente è assolutamente importanza un comitato, ma proprio per l'idea di ripartire dal basso e con basso non è una parola che toglie nulla a nessuno e quindi ovviamente noi con Don Ciotti abbiamo dovuto concordare con molto anticipo perché ovviamente ha molti impegni, molti impegni certo. istituzionali. Ecco, quindi abbiamo dato la cornice della comunità perché ci sembrava che anche questo avessimo bisogno di riparlare di comunità e però poi i
questa cornice è stata, come dire, fotografata, dipinta da molti. E per non parlare di troppe cose o comunque focalizzare, i colori scelti sono stati in verità tre temi, tra cui legalità. Era una cosa che Bene. Interessava moltissimo anche i giovani in particolare. Benissimo, allora invitiamo davvero tutti a non perdere l'atmosfera comunitaria sì. di questa tre giorni, davvero una maratona della comunità, questo senso della comunità, col Festival della Cittadinanza. 13, 14, 15 maggio, ricordo che domenica 15 maggio si concluderà il tutto con un gesto simbolico, ci sarà il tradizionale abbraccio del centro storico, quindi tutte le persone davvero sì. invitate saranno Ricordiamo in piazza. Tra l'altro proprio in termini di comunità, ecco ci tengo anche a dire che il festival non è un incontro di volontariato, è un incontro che parla di persone, di cittadini, quindi anche il volontario, Bene, ma non quindi, in assoluto. Ben venga, devo purtroppo tagliare perché ho già sforato. Vi aspetto domenica. Ho sforato tantissimo, allora invitiamo davvero tutti a partecipare a questo grande momento conviviale di riflessione che più ne ha più ne metta, che è il Festival della Cittadinanza. Salutiamo e ringraziamo Isabella Polloni, grazie appunto vicepresidente della cooperativa ASA, in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi. Ti chiedo di tenermi aggiornata per il futuro. Assolutamente. Amici, ringraziamo la nostra ospite, ringrazio voi di essere stati con noi anche qui oggi nel vostro salottino di chiacchiere e caffè che vi aspetta domani sempre fra le 13 e le 14. Ciao a tutti, grazie, a domani. We get it almost every night when they're